Buonasera amici della Serie A nel pallone, siamo collegati per qualche minuto solamente per ricordarvi gli appuntamenti settimanali e soprattutto come stavate leggendo una cosa importante che succederà domani. Ma partiamo subito con ricordando gli appuntamenti di questa sera. Questa sera dalle 20:30 ci sarà Empoli-Genoa per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, quindi alle 20:30 ci collegheremo per vedere questa partita, ma ricordiamo anche gli appuntamenti di domani. Partiremo prima con la nostra consueta trasmissione di Calcio Style Show con l'asso del sabato, che è di solito dalle 14 alle 16. Faremo un tu per tu con Sergio Pellissier, quindi alle 13:30, volevamo ricordare perché insomma un campione che secondo me merita tantissimo rispetto per quello che ha fatto con la maglia del Chievo, perché c'è stato un periodo della sua carriera dove poteva anche andare a finirla in una grande squadra, è rimasto lì e poi sappiamo quello che è finito. Poi, se ci vuoi ricordare qualcosina su Sergio Pellissier, caro Luca. Sì, assolutamente, ospite illustre che va ad aggiungersi ad una carrellata di partecipazioni che stiamo vivendo successivamente alla Serie A del pallone, primatista di presenze col Chievo in Serie A in tutte le competizioni, miglior marcatore del club nel massimo campionato con ben 112 gol, 175 sono le realizzazioni totali in tutte le competizioni per un calciatore senza tempo che ha rappresentato una bandiera meravigliosa per la storia del Chievo Verona. Poteva andare a giocare, come mi ha confessato personalmente, nell'Inter o nel Napoli, chiamate che sono arrivate nell'arco della sua bellissima carriera. Ha deciso di restare in maglia scaligena per concludere la sua carriera lì, e dunque è un attestato di stima, di amore per i colori giallo e blu della propria squadra, del quale è stato caposaldo nel corso degli anni. Quindi una partecipazione che, diciamo, ci ha concesso, sarà con noi 15 minuti per raccontarci anche della sua nuova mansione, Alex. Assolutamente sì, ricordiamo che appunto Sergio Pellissier è diventato ed è tuttora il presidente della Clivense, perché purtroppo il Chievo ha dovuto cambiare nome in seguito al fallimento che lo ha visto coinvolto lo scorso anno, con appunto l'avvicendamento anche ai piani alti, con il passaggio appunto di consegne da Campedelli, storico presidente gialloblu, appunto a Sergio Pellissier, degno di questa carica molto molto importante. Quindi, come dicevi tu, direttore, come diceva anche Luca, appuntamento domani alle 13:30 sui nostri canali digitali e tematici, Facebook, YouTube, Twitch. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi ai nostri canali perché ci saranno sempre più contenuti di qualità e di quantità e di sostanza, direttore. Hai detto molto, hai detto quasi tutto. Ricordiamo questo bel messaggio che ci dice: ma questo nuovo Chievo, partendo dalla terza categoria, scalerà tutte le categorie, insomma, ritornerà in Serie A, oppure prossimo anno comprerà qualche titolo per evitare la categoria minori? Allora, rispondo io dicendoti che l'obiettivo di Sergio Pellissier è scalare in maniera sicuramente buona ed efficiente tutte le categorie, partendo dalla terza e raggiungendo piano piano, con l'aiuto di subentri sia dal punto di vista economici ma dal punto di vista anche dei calciatori che andranno ad aggiungersi alla rosa della Clivense categoria per categoria. Dunque sarà una rosa che oggi non conta di presenze illustri, ma che nel corso dell'annata andrà ad aggiungersi di qualche magari calciatore sul finire della carriera, sperando di scalare mano a mano i vertici e le gerarchie del calcio italiano, arrivando anzitempo a quello professionistico. Dunque ricordiamo anche che le vostre domande domani potranno essere lette all'ex 31 del Chievo Verona. Dunque aspettiamo molte vostre curiosità da porre poi alla bandiera degli scaligeni. E certo, anche perché è quasi una delle prime volte in cui interverrà direttamente dopo questa situazione, insomma, che Sergio Pellissier interverrà davvero davanti agli schermi, non solamente con un'intervista scritta. Quindi, se avete delle curiosità, ma soprattutto se volete interagire con un calciatore che secondo me ha fatto la storia del calcio italiano per quello che ha fatto, per una piccola, che si può dire, 10 anni di Serie A col Chievo, che ricordiamo è solamente un piccolo quartiere di Verona, quindi va dato tutto il rispetto che è per chi ama il calcio. Ricordiamo anche di nuovo gli appuntamenti, quindi 20:45 questa sera con Empoli Genoa, domani
in mezzo alla nostra trasmissione, quindi dalle 13.30 alle 16 con appunto Sky Calcio Show con l'asso di Roma che è incazzato nero, ragazzi. Quindi anche lì chi vorrà fare domande sui giallorossi, tutti i risultati che ci sono stati nelle Coppe Europee, dove la Juventus sembra dottor Jekyll e Mr. Hyde, male in campionato, benissimo nelle notti di Champions, dove il Milan su quattro partite, ahimè, forse già fuori, e il Napoli dopo un momento di spavento invece ha dimostrato di essere ancora una corazzata. Abbiamo già detto della Roma del pareggio in casa con Bodoglimt, il discorso uguale della Lazio con il Marsiglia e nulla. Ricordiamo quindi alle 15 Spezia Torino con la linea gol insieme a Cremonese Spal che partirà alle 14. Poi alle 18 avremo dalla nostra sede Juventus Fiorentina, mi pare che la fa proprio il nostro amico qui a fianco, il nostro Luca Budini. Poi alle 20.45 è Cagliari Atalanta. Per finire poi domenica, iniziando con un lancio match interessantissimo, Venezia Roma 12.30, alle 15 linea gol con Sampdoria Bologna, Udinese Sassuolo, Lazio Salernitana alle 18. Napoli, Verona, idem alle 18, la prima volta che giocano due squadre alle 18 e per finire poi alle 20.45 ce lo fa invece di qua il nostro amico Alex Falzano, ci farà il derby con quella capretta del nostro Gabriele Di Pietro, quindi saremo sul pezzo tutta la settimana come al solito. Vi ricordiamo ancora, vedete il nostro qui dietro il nostro schermo con Sergio Pellissier, domani alle 13.30, mi raccomando, collegatevi, chi non si collega, Non mancate, diciamo, non potete mancare chi non si assolutamente. collega è un cretino, comunque, diciamo anche questo. Ricordiamo in descrizione, col pollicione, Tutti i nostri riferimenti, eh. iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi chi ci sta seguendo nelle varie pagine, mettesse mi piace per quanto riguarda Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, dove volete. Ultimi messaggini da leggere al volo, eccolo qua. Napoli abbiamo visto ieri. Beh, Napoli davvero che comunque anche con una coperta molto stretta, si Molto può dire, corta, molta però è corta, Napoli compatto, ragazzi, è Napoli che impartisce lezioni di calcio. eh. E ci ricorda naturalmente Antonio Elefante che stasera, porca miseria, insieme a Vabbè. Davide da Furo, racconteremo a Empoli Gema e naturalmente dovete stare lì con noi. Come sapete, sono nove categorie per arrivare in Serie A, ma allo stesso tempo ogni categoria è diversa sia a livello di difficoltà sia come dispendio economico. Spero che il Chievo ritorni presto nel calcio che conta. Un saluto da Domenico da Peschici. Ah, che bella Peschici, Beh, bellissima. assolutamente è un Domenico, ci devi augurio. invitare, è bellissimo la tua pupazzetta. È un augurio che tutti gli amanti del calcio penso che si stiano autofacendo perché Chievo ha rappresentato una costante nel corso degli anni per quanto riguarda il calcio italiano. Ora ha un nuovo nome, un nuovo proprietario che vuole ripartire però con quelli che sono i valori sani che ogni società deve avere. Bene, allora abbiamo detto tutto, 10 minuti di live per ricordarvi tutto il nostro palinsesto, ricordando che poi lunedì sera noi saremo sempre sul pezzo perché ci sarà la nostra trasmissione, la Serie A nel pallone, con ospiti, dove parleremo, appunto, processeremo la giornata, la dodicesima, dopo anche il derby della Madonnina. Vediamo un po' quella Madonnina dolce e tranquilla che non parla mai, domani, domenica, Che cosa che dirà? cosa dirà. Allora, per il momento grazie a tutti, sigla e come al solito buon calcio a tutti. Da Francesco Tripodi. Alex Falzano e Luca Budini. Perfetto. Appuntamento ragazzi, a domani, mi raccomando, sintonizzati perché è un grande appuntamento. A domani.